Sai su Web Network e Comondo 2000 in studio Massimo Bonella a Venezia per le notizie del mattino. TFR, solo il 18% dei dipendenti privati sceglierà di avere il TFR in busta paga a fronte del 67% che invece continuerà a lasciare il suo trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui lavora. E quanto emerge da un sondaggio sul TFR condotto sui dipendenti privati e sugli imprenditori da Confesercenti in collaborazione con SVG. Si tratta di un segnale che dimostra anche nella recessione il rapporto di fiducia tra lavoratori, dipendenti e le loro imprese. Un altro 15% di dipendenti invece ancora non ha deciso. Novembre sarà un mese caldo sul fronte degli scioperi. In piazza scenderanno pensionati, dipendenti pubblici e metalmeccanici. Proteste che accompagneranno l'esame parlamentare della legge di stabilità e del Jobs Act. Per metà novembre, la data ufficiale non è ancora comunicata, è atteso lo sciopero dei metalmeccanici della FIOM. Quanto al pubblico impiego, gli autonomi sciopereranno il 14, mentre l'8 ci sarà la mobilitazione dei dipendenti aderenti alle sigle confederali. Lunedì prossimo l'astensione dei lavoratori della sanità aderenti al NURSSIND. Giovedì 5 la manifestazione a Milano, Roma e Palermo dei pensionati di CGIL, CISL, UIL. Veniamo al caso Cucchi. Il caso Cucchi non finisce qui, così Fabio Anselmo, il legale della famiglia, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha assolto tutti gli imputati. Poi precisa, aspetteremo le motivazioni per ricorrere in Cassazione, ma intraprenderemo anche un'azione legale contro il Ministero della Giustizia affinché si possa riconoscere la responsabilità sulla morte di Stefano. Poi abbiamo acquisito ulteriori elementi che potranno diversamente orientare la prosecuzione del processo in causa, auspicando che anche l'ufficio del procuratore faccia ricorso. E la sorella dice: mi devono uccidere per fermarmi. Dall'estero. Malgrado l'incidente di ieri altro alla navetta Virgin Galactic, Richard Branson ha auspicato che il progetto di turismo spaziale andrà avanti. L'imprenditore miliardario si è detto scioccato e rattristato per l'incidente alla navetta esplosa e precipitata nel deserto californiano, e nel quale un pilota, lo ricordiamo, è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Scattate le indagini delle autorità americane per il volo. Sempre ieri altro la Virgin Galactic in un comunicato aveva parlato di una seria anomalia dopo che la navetta si era separata dal razzo vettore. E veniamo ora al terribile assassinio di Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, nostro amico. Dunque, nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre 2014, Pablo Medina, giornalista del quotidiano ABC Color e collaboratore di Antimafia 2000, è stato assassinato mentre percorreva la strada verso Villa El Gatimi. L'attentato a colpi di fucile sarebbe avvenuto alle 14:55 circa. Era alla guida della sua macchina in compagnia di una giovane donna, lo ricordiamo appena 19enne, era la sua assistente di redazione, colpita anch'essa da 4 spari. Pablo Medina, collaboratore ed amico di Antimafia 2000, ha partecipato a diversi congressi, come ad esempio quello organizzato nella città di Rosario, dove egli parlò di come e perché era stato ucciso il fratello Salvador Medina, lo ricordiamo, assassinato il 5 gennaio 2001. Ed ora diamo uno sguardo alle testate giornalistiche a cui noi facciamo riferimento e collaboriamo, sia Pianeta Oggi TV che Sites Web Network. Iniziamo quindi da Antimafia 2000, sempre in primo piano l'assassinio di Pablo Medina, collaboratore di questa testata e anche nostro amico. La solidarietà del grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Poi ancora la morte di un giusto e la morte di una martire. Ecco qui tutto questo
lo potete trovare all'interno del banner gigante che ha nella homepage di antimafia2000.com, a taglio medio-alto. Poi diamo uno sguardo agli articoli che emergono in primo piano. Trattativa. Napolitano conferma ai giudici di Palermo, la mafia voleva ricattare lo Stato, di Giorgio Bongiovanni. Stato mafia, la testimonianza integrale di Napolitano, a cura della testata Antimafia 2000, Caselli alla vigilia dell'udienza di Napolitano, solidarietà ai PM di Palermo. Dalle ultime ore, caso Manca, l'antimafia sentirà il procuratore di Viterbo. Stato mafia, associazione Geofili, una udienza non salva le istituzioni. Da Terzo Millennio, salviamo la madre di Ares Zanotelli. In questo caso la madre è riferita alla madre terra, al pianeta Terra, che è in agonia. Infine, dal settore di Alternativa Pandora TV, perché c'è anche questo all'interno della homepage di antimafia2000.com, volo MH17, la storia sconosciuta. E l'intervista ad Antonio Ingroia, la seconda parte. Dunque, in evidenza volevo ricordarvi nuovamente, lo sottolineo, che è molto importante, il caso Manca, l'antimafia sentirà il procuratore di Viterbo, che vi ho detto poco fa, volevo solamente sottolinearlo. Ed ora giriamo pagina, diamo uno sguardo invece al sito legato alla particolare esperienza spirituale di Giorgio Bongiovanni, che lo ricordiamo è giorgiobongiovanni.it. Dunque, da evidenziare una notizia molto importante. Il direttore della NASA ammette che su Marte c'è stata la vita e c'è ancora. Oltre all'articolo che troverete, c'è anche un video allegato, tradotto in italiano dal ricercatore documentarista Pier Giorgio Caria. Il sito poi prosegue con gli approfondimenti sul messaggio di Fatima e i Crop Circle. Ed ora diamo uno sguardo anche alla testata giornalistica online Pianeta Oggi TV, online all news, cioè solo informazioni, non trasmettiamo nessun tipo di spettacolo o musicale. Questa testata è diretta dal sottoscritto che vi sto parlando, sono Massimo Bonella. Dunque, a taglio primo, sempre naturalmente, è il terribile assassino di Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, nostro amico, lutto per il giornalismo onesto. A seguire, da Pandora TV, intervista ad Antonio Ingroia sulla trattativa. Poi c'è il notiziario PTV RT News, notiziario di Russia Today, sempre in collaborazione con Pandora TV, perché grazie ai colleghi di Roma di Pandora viene tradotto in italiano. Si parlerà della NATO, isteria antirussa, RAF sull'orlo di una crisi di nervi, la NATO infrange le regole sul nucleare. Poi abbiamo un'ultima ora per quanto riguarda l'attentato a Pablo Medina, c'è una novità, l'omicidio di Pablo Medina pianificato da più persone di Antimafia 2000. Poi c'è un comunicato locale di Chianciano Terme, come sapete siamo legati anche con quella zona, grazie alla telediffusione del nostro settimanale Pianeta Oggi TV da Telidea di Chianciano Terme. Poi ancora si prosegue a taglio medio, Napolitano conferma ai giudici di Palermo, la mafia voleva ricattare lo Stato. Poi ancora, istituita commissione parlamentare per l'assassinio di Pablo Medina, appello dell'UNESCO di Antimafia 2000. Pablo Medina aveva raccolto delle prove contro Vilma Acosta, sindaco di IPU. Poi abbiamo un video molto interessante e altresì importante, 19ª edizione Premio Paolo Borsellino, Pescara, 25 ottobre 2014. 19ª edizione del Premio Nazionale di Paolo Borsellino dedicato alla memoria del giudice che prevede cinque sezioni, legalità, impegno civile, cultura, giornalismo e impegno sociale. Tra i premiati anche il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Poi in fondo pagina c'è un video commemorativo di Pablo Medina e Antonia Almada, che sarebbe stata la sua assistente di redazione, lo ricordiamo appena 19enne. Vediamo se abbiamo delle altre notizie, appena
aggiunte? No, allora direi di chiudere qui questa edizione di Ecomondo 2000, lettura in studio da Venezia di Massimo Bonella in collaborazione con Salto Web Network, linea che ritorna adesso a Treviso, alla regia centrale Rosario Moreno per il proseguo della programmazione musicale. A voi tutti, buona giornata.